prepara i vestiti, ti trasferisci su Mercurio. La tua missione è scoprire cosa devi indossare lì per sentirti a tuo agio. Allora, Mercurio è il pianeta più vicino al Sole nel nostro sistema solare. Fa piuttosto caldo lì, circa 427 gradi centigradi, il doppio di quanto può scaldare il tuo forno. Ti serve una tuta termoriflettente come questa. Sembra alluminio per cucinare. La superficie lucida, quasi a specchio, riflette i raggi di calore e impedisce che tu ti cuocia all'interno. Eccoti qui. Questa tuta è progettata per arrivare al cuore dei vulcani sulla Terra e può resistere fino a 800 gradi centigradi, il doppio rispetto all'equatore di Mercurio. Oh, e portati una bombola di ossigeno, altrimenti non potrai respirare. E devi legarti dei manubri pesanti alle gambe. Mercurio è più piccolo della Terra e la gravità è quasi 3 volte più debole. Quindi devi pesare 3 volte tanto per non volare via. Di notte fa molto freddo, perciò la tuta termica va imbottita con materiale isolante. Ma nemmeno questo ti salverà dal freddo, che è 3 volte più forte che al Polo Nord. Inoltre, l'atmosfera di Mercurio non ti protegge dalle radiazioni solari come quella terrestre, quindi metterai delle piastre di piombo spesse sotto alla tuta per proteggerti. La cosa migliore da fare, comunque, è proprio evitare di andare su questo pianeta. Il prossimo è Venere. Sebbene sia chiamato il gemello della Terra, qui sembra che ci sia uno scenario spaventoso. Un deserto caldo con vulcani e nuvole così dense che si riesce a malapena a vedere il sole. Queste nuvole contribuiscono all'effetto serra, quindi Venere è il pianeta più caldo del sistema solare. La solita tuta termoriflettente questa volta non ti aiuterà. La pressione atmosferica qui è 92 volte superiore a quella della superficie terrestre. È come immergersi a 920 metri sott'acqua. L'aria su Venere ti schiaccerà. Per sopravvivere, hai bisogno di una tuta ermetica in titanio o di un altro materiale robusto. Sulla Terra usiamo una muta da subatmosferica come questa per resistere all'intensa pressione sott'acqua. È come un mini sottomarino a forma di corpo umano ed è già dotata di una bombola di ossigeno. Sì, l'aria su Venere non è solo irrespirabile, è anche tossica. Il prossimo pianeta è la Terra. Per capire cosa indossare, devi guardare fuori dalla finestra. E ora andiamo verso il satellite della Terra, la Luna. Ci sono già state delle persone e indossavano tute spaziali piuttosto grandi. L'importante è portare una bombola di ossigeno in uno zaino insieme al sistema di supporto vitale. Anche se fa freddo, non c'è atmosfera. È quasi un vuoto e non ci sono particelle d'aria che sottraggono calore al corpo, quindi non ti congelerai all'istante. La tuta deve essere ermetica e mantenere la pressione atmosferica all'interno. Più bassa è la pressione, più bassa è la temperatura alla quale il fluido può traboccare. Nello spazio, i fluidi corporei possono evaporare in pochi secondi. Meglio evitare. Quindi indossa una tuta spaziale, che tra l'altro ti protegge anche dalle pericolose radiazioni solari. La Luna è indifesa contro di esse e la gravità qui è 6 volte più debole che sulla Terra. Quindi puoi saltare 6 volte più in alto e sollevare 6 volte più peso. Ha senso portare un po' di peso con te, così non ti senti goffo come i primi astronauti. Prossima tappa, Marte. In estate puoi passeggiare da queste parti in pantaloncini e magliette. La temperatura più alta registrata qui è di circa 35 gradi centigradi. Nei periodi più freddi dovresti indossare un maglione e una giacca calda, forse anche due. La temperatura media è un po' più fredda del punto più freddo della Terra, ma la pressione atmosferica è difficile da gestire. È 170 volte più bassa di quanto siamo abituati. Prendi l'altitudine alla quale volano gli aerei commerciali sulla Terra. Moltiplicala per 3 e avrai delle condizioni molto simili a quelle di Marte. Fa freddo e non c'è ossigeno per respirare. Senza una tuta spaziale dureresti al massimo 2 minuti. Quindi su Marte ti servirà sempre una tuta ermetica. Gli scienziati della NASA stanno preparando una nuova generazione di tute spaziali che consentiranno agli astronauti di arrampicarsi, strisciare e piegarsi senza difficoltà. Ti sentiresti un vero atleta sulla superficie di Marte. La gravità è 3 volte più debole che sulla Terra, quindi lì potresti facilmente sollevare un animale delle dimensioni di una tigre. Non dimenticare di fargli indossare una tuta, però. Ora voliamo attraverso la cintura di asteroidi e arriviamo a Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare. Giove è un gigante gassoso, il che significa che non c'è una superficie solida su cui poggiarsi.
Anche se ipoteticamente potessi saltare su Giove, cadresti poi fino al centro del pianeta. Immagina di trovarti su una piattaforma appena sopra la superficie del pianeta. La prima cosa che senti è la forza di gravità. È 2 volte e mezza più forte qui. Senti che ti tira giù e riesci a malapena a rialzarti. Beh, direi che sarebbe un'ottima idea equipaggiare la tua tuta spaziale con un esoscheletro per sostenere il tuo corpo e aiutarti a muoverti. Inoltre, fa incredibilmente freddo. Sentirai il freddo a circa meno 145 gradi sulla superficie delle nuvole del gigante gassoso. E a condire il tutto, un vento costante che può raggiungere velocità fino a 1450 km/h, ovvero quasi il doppio della velocità degli aerei commerciali sulla Terra. Questo vento freddo allontana istantaneamente il calore dal tuo corpo, quindi devi dotarti di una tuta spaziale davvero spessa e calda, ma la pressione su queste nuvole è quasi come quella della Terra. Tecnicamente qui potresti anche toglierti il casco, se non fosse per la mancanza di ossigeno e il freddo intenso. Forse Saturno promette condizioni migliori? Un altro gigante gassoso. La forza gravitazionale qui è quasi la stessa della Terra, quindi nulla limiterà i tuoi movimenti, tranne un'enorme tuta spaziale. Qui fa più freddo che su Giove, e la pressione è circa la stessa di quando sei a 5 metri sott'acqua sulla Terra. Quindi la tuta spaziale non solo ti consente di respirare e stare al caldo, ma mantiene intatti i tuoi timpani. Ehi, tieni duro! Sei stato quasi spazzato via da una raffica di vento di oltre 1770 km/h. Non è insolito su Saturno? Sulla Terra un vento del genere potrebbe portarti da una costa all'altra degli Stati Uniti in sole 2 ore e mezza. L'unica opzione per riscaldarsi qui è saltare al centro del pianeta. Più ti avvicini al nucleo, più diventa caldo, ma la pressione aumenta a un ritmo tremendo. In pochi secondi anche la tuta in titanio più resistente verrebbe schiacciata. Passiamo su una superficie solida, Titano, una luna di Saturno. È 1 volta e mezza più grande della nostra e più pesante dell'80%. E la sua superficie è composta da ghiaccio, d'acqua e rocce. La pressione qui è un po' più alta che sulla Terra. Non sentiresti nessun disagio se non facesse estremamente freddo. Titano, infatti, è 9 volte e mezza più lontana dal Sole della Terra, quindi il Sole riesce a malapena a riscaldare questo satellite. L'aria qui è soprattutto azoto, come sulla Terra, ma non c'è ossigeno, perciò senza tuta spaziale sarebbe impossibile respirare. Sotto la superficie di Titano potrebbe esserci un enorme oceano. La gravità di Saturno riscalda il nucleo di questa luna quanto basta per far sciogliere il ghiaccio, il quale inoltre è molto salato, il che significa che può rimanere liquido anche a temperature molto basse. I prossimi due pianeti sono Urano e Nettuno. Urano detiene il record per il pianeta più freddo del nostro sistema solare, con una temperatura di circa meno 224 gradi Celsius. Bene, portati la tuta spaziale più calda che hai. Dicono che se salti al centro di Urano, la pressione diventa così forte da trasformare l'idrogeno in una crosta di ghiaccio. E se scendi ancora, puoi vederne il nucleo roccioso. Nettuno, a sua volta, detiene il record per i venti più forti del sistema solare. È un gigante di ghiaccio, proprio come Urano, quindi stesso dress code. Una tuta spaziale super calda, una bombola di ossigeno e un sistema di riscaldamento. Finora ancora non esiste una tuta spaziale per sopravvivere sui giganti gassosi. Comunque, se dovessi arrivare al centro di Nettuno, scopriresti quanto è caldo. La sua temperatura è quasi la stessa della superficie del Sole.